Ciao amici, il Natale si avvicina e noi anche oggi, come di consueto, facciamo la nostra spesa. Oggi torniamo da Conrad Agape in via Tiburtina. Oggi acquistiamo delle noci e ci affidiamo come sempre al marchio Conrad, un prodotto ricco di vitamine e minerali preziosi per la nostra salute. Voglio acquistare anche delle sarde. Grazie. Beh, anche nei nostri Conrad è Natale, sono meravigliosi. Compriamo anche delle uova fondamentali in cucina e ovviamente io scelgo sempre il marchio Conrad. Conrad, percorso qualità. Sono alla ricerca di una spezia profumatissima. Eccola qui. Anice. Anice, noci, uova e sarde. Siamo al completo con la nostra spesa. Corriamo dallo chef Antonio Di Giovacchino. Bentornati amici di Chef in Cucina, da oggi apro ufficialmente la stagione natalizia della nostra trasmissione e ovviamente per farlo non potevo che tornare dal custode delle tradizioni abruzzesi, Antonio Di Giovacchino del ristorante Fontartana. Grazie Jennifer, bentornati, bentornati signori. Allora, Jennifer, che ti devo fare? Ci avviciniamo nel clima natalizio. Che vuoi che ti faccio? Allora, io ti ho comperato delle semplici sarde, però so che tu, insomma, mi proponi sempre delle ricette antiche e io mi aspetto questo da te. Oggi facciamo la fracchiata con queste sarde del peperone secco dolce. Iniziamo con gli ingredienti, Jennifer. Praticamente la cosa più importante è la farina che è di cicerchia. La cicerchia. Ecco, spieghiamo ai nostri telespettatori, questa farina di cicerchia, da che cosa è composta? Allora, questo è un legume, proprio la cicerchia, che viene praticamente molita. Okay. E poi con questa farina facciamo la fracchiata. Che poi è un tipo particolare. Polentina, sì. Che poi la cicerchia è quel legume praticamente schiacciato. Tipo un cece schiacciato. Fatto un po' venuto male. Ok, la prima operazione. Allora. Qual è? Allora, la prima operazione, gli ingredienti abbiamo detto, la farina, delle sarde, dell'aglio, del peperone secco dolce, chi vuole può mettere anche un pezzettino di peperone piccante e poi dell'ottimo olio d'oliva extravergine. E beh, noi in questo caso utilizziamo l'olio dell'oleificio goccia d'oro di penne. Che è veramente un olio straordinario, unico in Abruzzo, perché è l'unico olio che nella fase finale della lavorazione non usa la forza centrifuga per l'estrazione. E quindi che cosa succede? Praticamente per aspirazione. Per aspirazione dal nucleo, sì. Praticamente l'olio è come se noi riassaggiassimo l'olio antico, cioè quello praticamente ottenuto per affioramento. E questo che cosa fa? Fa in modo che l'olio conservi tutti i polifenoli. Perché insomma l'olio extravergine d'oliva, oltre ad essere ottimo, ma è anche un preziosissimo alleato della nostra salute. E quindi degustare. Senti che profumo. Sì, è fantastico. Io lo conosco benissimo e anzi vorrei salutare Giuliano Giancaterino, che è il titolare di questo prodotto meraviglioso che noi siamo fieri ed orgogliosi di utilizzare come eccellenza nella nostra trasmissione. Okay. Allora, bene. Jennifer, andiamo al primo passaggio. Allora, prendiamo una pentola praticamente d'alluminio. Mettiamo dell'acqua. Ok. Mettiamo dell'acqua, del sale. E andremo a mettere della farina.
A freddo questo? A freddo, ma a ecco freddo. Perché allora io una volta ho pensato di farla, invece ho messo praticamente la farina quando l'acqua era già calda, ecco perché ha fatto i grumi. Ecco qua, ah, vedi? Ci regoliamo la densità, non troppo densa. E possiamo aiutarci un po' con questa frustina. Vedi? Ecco qua, questa è la densità, già ci siamo. È meglio farla un po' più duretta e dopo si aggiunge dell'acqua. Okay. E né farla praticamente più morbida e dopo devi rimettere che la profumo. Farina. Perché se rimetti la farina, dopo torniamo al discorso che ti rifarai i grumi. Andiamo a mettere dell'olio. Bello, sì, poi guarda, ti volevo far notare anche quest'altro formato, pepita. Che praticamente ci rimanda proprio alla misura dell'oro, no? Perché veramente questo è oro. Per noi che cuciniamo e crediamo nella qualità, un olio buono è oro. È oro, perché assolutamente. I piatti non possono uscire degli ottimi piatti se non abbiamo dell'ottimo olio. Allora, uno spicchietto praticamente di aglio. Ok. Che dopo andremo a usare anche come guarnizione. Quindi Antonio, mettiamo la nostra fiaccata sul fuoco. Sul fuoco e giriamo. Ok, per quanto tempo? Ecco, vedi? Allora, 10 minuti, un quarto d'ora, ecco, vedi, incomincia a indurire. Attenzione, quando comincia a indurire devi stare attenta per il grume. Però il grume non te lo farà, perché se ti accorgi che è un po' dura, rimetti un goccino d'acqua. Di acqua. Allora il problema non esiste, vedi? Ok, prendiamo un po' d'acqua e rimettiamo un po' d'acqua. Quindi 10 minuti per giungere a cottura. Non fa mai i grumi così. Okay. Invece se lo fai morbida e lo vuoi regolare con la farina poi a farlo indurire, fai i grumi. Ok. Abbiamo scoperto questo segreto. Vedi, perché questi grumi non lo farà mai. Puoi mettere l'acqua a piacere. Ecco qua. La densità, diciamo che ci siamo, giro un po' energicamente adesso la parte finale. Adesso praticamente è il momento di metterci anche un po' di condimento che andrà sopra, noi le andiamo cosa a mettere ti passo? Anche in mezzo. Allora, la pentolina che c'è l'olio e l'aglio. Eccola qui. Ecco, e mettiamo pentolina olio. Poi abbassiamo un po' la fiamma, mettiamo il nostro peperone dolce. Attenzione a questo, non lo dobbiamo fare assolutamente bruciare, bruciare, se no è troppo, diventa troppo scuro. Adesso, a solo la fine, andremo a mettere le nostre sarde. Così, perché c'è l'acqua e la sarda. Che profumo! Ecco qua. Adesso questo condimento qua, un po' da in mezzo. E questo praticamente conferisce tutto il sapore. Meraviglioso di questo piatto fantastico che non vedo l'ora di degustare, Anto. Ecco qua. Ci siamo. Quindi posso anche togliere questo dal fuoco? Sì, questo dal fuoco lo puoi togliere, girato bene. Eccola qui. Boh, l'odore è. Passiamo all'impiatto. Bella densa. Bene, ecco Antonio. Qua, Jennifer. Andiamo con l'impiatto. Ecco la nostra. Io lo metterei praticamente su questa spianatoia che proprio ci ricorda ci dà proprio come si mangiava una volta. Era un po' più grande a tavola, si metteva sulla tavola di legno. Spianatoia, tavola di legno, e ognuno si sedeva intorno a questa tavola e ognuno mangiava là, senza metterla nel piatto. Beh, contento, veramente riscopriamo le tradizioni anche proprio nell'aspetto proprio conviviale di quello che era una volta il pranzo, il no? Il pranzo, sì. Oggi si è persa un po' questa cosa. Però grazie a te noi la riscopriamo. Dobbiamo cucinare, tutti dobbiamo cucinare, non solo gli chef, anche a casa. Bravo, è verissimo, verissimo. Io cucino sempre. Perché la cucina unisce, dà gioia e dà felicità. E questa è la vera cucina. Ecco qua. Ce lo dici tu che sei uno chef. Adesso andiamo.
mettere che meraviglia. Che poi ricordiamolo, l'aglio fa bene, l'aglio si deve mangiare. L'aglio rosso, vero? Di Sulmona, abbiamo anche il nostro, diciamo, cavallo di razza. Sì, ecco. Sempre. Ce l'abbiamo pure noi. Tanto, un profumo fantastico. Quanto mi fai felice oggi con questo piatto. Tu neanche lo immagini. Dobbiamo mettere praticamente anche una ricetta. Fresca. Sì, fresca. Riscata. Beh, che dire, non ha bisogno di parole questo piatto. Prego. Veramente. A questo punto noi, come di consueto, abbiniamo. Qua dobbiamo mettere un bel Montepulciano d'Abruzzo, una bella riserva di, diciamo, questa cantina è io veramente. Andrei a mettere Santi Numi di Marchese de Cordano. Una riserva 2009 addirittura, sì, questo è un sì, vino sì, che sì. si taglia, nel questo senso che questo è si... il vino che proprio io amo. Piano piano, un goccino alla volta, un cucchiaio prodotto speciale. Un cucchiaio di frattiata, un è un prodotto... goccino di vino che ti avvolge la bocca, è la cosa migliore che c'è. Questo è il vino che io amo, Antonio, io insomma per i bianchi così non ci faccio tanto, questo... ma questo prodotto bellissimo. Ecco, ha un profumo... fantastico, meraviglioso, io credo che poi con questo piatto si abbini perfettamente. È la morte sua. Che dire, Antò, salutiamo i nostri telespettatori e soprattutto ricordiamo loro che questo piatto è praticamente perfetto come entrata anche sì, durante queste festività natalizie. Questo è buono praticamente anche in sto periodo, magari che ci stanno le abbuffate, però questo è un piatto semplice, diciamo che riscalda un po' le serate invernali. Sì. E poi cominceranno magari le prime nevicate, con tradizione, no? Quindi... un cucchiaio pure come antipastino, un cucchiaino ciascuno può essere servito, non è che uno si deve fare una cena di frecciata, però un cucchiaino è sfizioso. È sfizioso. Bene Antonio, io ti ringrazio, saluto i nostri telespettatori e ricordo loro di continuare a seguirci tutti i giorni Chef in Cucina su Rete 8.